Anche alla luce degli ultimi eventi, ma non ce n'era bisogno, l'Italia si dimostra un colosso dai piedi d'argilla. 91% dei comuni sono a rischio di dissesto idrogeologico e i passaggi che portano all'individuazione delle pratiche più veloci per poter arginare questo fenomeno ancora una volta stentano a decollare. I dati sono preoccupanti e tra l'altro i cambiamenti climatici non ci aiutano sicuramente, perché l'estremizzazione degli eventi fa in modo che un territorio, in particolare quello appenninico già fragile, sia ancora più fragile. Infatti le frane per esempio nella nostra regione sono aumentate. Come sistema dei consorzi di bonifica e quindi come ambi, devo dire che negli ultimi 10 anni almeno è stato fatto molto, abbiamo dei dati in continua crescita. In particolare proprio per combattere e per prevenire il dissesto idrogeologico. L'ultimo dato, in vista di quella che sarà poi una conferenza sulla montagna che faremo col nostro contributo, il contributo di UNCEM insieme alla Regione per presentare questi dati, il dato più interessante è quello per esempio del bando PSR proprio sul dissesto, dove c'erano dei dubbi, dato che i bandi PSR sono abbastanza complessi, praticamente dedicato ai consorzi di bonifica, dove però la domanda ha superato quella che era la dotazione di circa 7 milioni. Quindi ci sarebbero state delle domande ovviamente accoglibili, ma che non sarebbero state accolte per carenza di soldi. Su questo c'è da aggiungere, visto che siamo in una sede particolare, che lo stesso ordine dei geologi è rimasto stupito dalla qualità dei progetti presentati, che sono tutti ampiamente superiori agli standard richiesti. Quindi anche la commissione tecnica che ha valutato le domande era convinta che ne sarebbero state scartate di più, in realtà è stato un risultato ottimo da questo punto di vista. Quindi c'è stata una richiesta e la Regione ha deciso di finanziarli, di mettere i 7 milioni e di finanziare tutte le domande del PSR sul dissesto idrogeologico. Quindi a questo si aggiunge tutta la fase di progettazione, tutto il lavoro che hanno fatto i consorzi di bonifica in più rispetto all'ordinario e che ha portato per il 2019 a dei risultati notevoli.